Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio proporre una ricetta facilissima, velocissima e light. Si tratta di un dessert molto facile da fare, molto veloce e soprattutto molto leggero e gustoso. Si fa semplicemente utilizzando della marmellata, dei cereali, dello yogurt e della frutta fresca. È veramente una cosa adatta per l'estate, ma anche per l'inverno se volete tenervi leggeri ed è veramente super super facile da preparare. Andiamo subito a vedere insieme come si realizza. Per realizzare questa ricetta vi servirà uno yogurt che sia abbastanza denso, un bicchierino di vetro, dei cereali, la marmellata e della frutta fresca. Io in questo caso utilizzerò mirtilli e lamponi. Realizzare questa ricetta è veramente facilissimo, inoltre potete personalizzarla come volete, perché io adesso vi farò vedere gli ingredienti base, ma voi potete cambiarli in base alle vostre preferenze. La prima cosa che io faccio è andare a mettere un pochino di cereali in fondo al bicchierino in modo che facciano, diciamo, da base. Direi che così sono sufficienti, quindi proprio una manciata. A questo punto vado a mettere sopra lo yogurt. Come vedete, questo è uno yogurt molto denso. Se voi non utilizzate uno yogurt così denso, il rischio è quello che vada a colare verso il fondo e poi alla fine non creerete quell'effetto che estetico, diciamo così, che è carino creare con questo tipo di dolce. Cercate di premere un pochino verso il basso in modo che aderisca. Vedete, questo deve essere l'effetto. Adesso andate a mettere sopra della marmellata. Io utilizzo quella di lamponi perché come frutta ho scelto lamponi e mirtilli, però potete mettere assolutamente quella che volete, ne basta un cucchiaino. Quindi la andate a mettere e la sistemate un pochino in modo che rimanga su tutta la superficie, sopra lo yogurt, in questo modo più o meno. Adesso andate a mettere ancora un pochino di cereali. In questo modo. Andate ad aggiungere un altro cucchiaino di yogurt, ne basta uno. Adesso aggiungete ancora un pochino di marmellata, questa volta magari un pochino di più rispetto a prima, in modo che si veda bene l'effetto poi dall'esterno del bicchierino. Scusatemi per i rumori di sottofondo, ragazzi, ma ci sono i miei vicini di casa che stanno litigando. Io spero che non si senta, però se sentite delle urla, non preoccupatevi, è una cosa normale e quotidiana. A questo punto andiamo a creare la parte finale del nostro dessert, chiamiamolo così, anche se poi in realtà è una cosa molto leggera perché è tutta a base di yogurt, marmellate e cereali. Questa è la parte, diciamo, finale, la superficie, quindi andate a mettere un cucchiaino di yogurt e fate in modo che rimanga proprio così sulla superficie. Adesso possiamo aggiungere la decorazione, quindi vado ad aggiungere mirtilli e lamponi. Aggiungo i lamponi, ne aggiungo uno sopra così, poi vado a mettere i mirtilli intorno. Così intorno alla fragola e poi tanto per fare un effetto un pochino più decorativo vado a mettere un paio di cereali in questo modo, così. E questo è l'effetto finale. Come vedete, visti da fuori, questi dessert sono carini proprio perché vanno a creare un effetto a strati che comunque è carino da presentare in tavola, soprattutto se avete degli ospiti o se volete fare una cosa leggera ma che sia carina e gustosa. Io vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.